Allora, ragazzi, scusate, non ce la faccio più. Allora, questa è la terza fottuta live del giorno. Non ce la faccio più, ragazzi. Ho provato Knockout City, laggava come lo schifo. Fortnite laggava come lo schifo. Ora sto vedendo se va Naruto. Perché qui non c'è l'online, ok? Quindi vediamo se riusciamo a fare una maledetta live. Perché, raga, vi giuro, mi sta andando il cervello in tilt. Penso che quitto proprio. Quindi, ti prego, Naruto, fa sì che tu funzioni, per piacere. Allora, innanzitutto cambiamo un attimo il titolo, che ovviamente te lo sfancula, non capisco perché. Naruto, eccolo qui. Allora, ragazzi, siamo in live. Scusate, vi ripeto, questa è la terza live della giornata. Terza, ho dovuto quittare le altre due. Ok, siamo in live. Allora ragazzi, visto che avevo diciamo messo da parte i tornei di Naruto e Dragon Ball, io direi oggi di farci un bel torneo di Naruto. Visto che a me i tornei sinceramente mi piacevano. Allora, io già avevo creato un torneo che ora devo andare a vedere. Torneo. Eccolo qui. Allora ragazzi, già vi dico in questo torneo. Allora, ovviamente non mettiamo torneo perché sennò diventa un casino. Facciamo le sfide. Allora, un round individuale. E facciamo CPU contro CPU, ovviamente. Allora, vi dico un attimo le squadre. Allora, ragazzi, le squadre 3, 5 sono 16 concorrenti. Quindi ci saranno gli ottavi, i quarti, la semifinale e la finale. Sì. Allora, ragazzi, primo scontro, Sakura. Di Shippuden contro Tenten di Shippuden, poi Hashirama contro il padre di Gaara, che io ora non so come si chiama, infatti l'ho chiamato padre di Gaara ma non so come si chiama, e dovrebbe trovarsi di qua. Dov'è? Eccolo qui, come si chiama? Il quarto Kasekage, ok, che non so come si chiama, vabbè. Poi Yugito, che sarebbe il demone a due code, non mi ricordo, vabbè. Poi Sasuke. Poi Kabuto contro Hanabi, Sasuke, vabbè, col poncio, quindi non è Sasuke quello lì, sono due versioni di contro Mei, che non so chi sia, onestamente. Cioè, io ho guardato Naruto, ma non so chi sia Mei, onestamente. Vabbè, andrò a vedere dopo. Poi Ino di Shippuden, Shikamaru, la versione bambino, Kakashi di Shippuden, Gaara Kid, Kiba versione bambino e Naruto Shippuden. Allora, primo scontro, ragazzi, Sakura di Shippuden per la versione 7. Quindi voglio capire qual è la versione 7. Ok, questa Sakura. Vabbè, qui potremmo mettere. Si è messo casuale. Contro Tenten di Shippuden. E questo potrebbe essere interessante. Ed è la versione 1. Ok, allora, io direi, vediamo cosa succede. Sono abbastanza curioso. Abbiamo messo uno stage a caso. Anche se potevo mettere uno stage del torneo, in realtà. Magari dopo facciamo il torneo. Cioè, lo stage del torneo. Allora, raga, io vi dico la verità: essendo che CPU contro CPU è tutto random, quindi non si sa chi vince. Potrebbe vincere Tenten, ovviamente, come potrebbe vincere Sakura. Però, bene, già Tenten parte molto a raffica. E poi anche un modo per vedere le special, visto che non ho visto tutte le special. Allora. Vediamo un po'. Allora, vabbè, ovviamente, ragazzi, io penso che vinca Sakura. Nonostante Tenten stia vincendo, non devo vincere Sakura. E infatti, eccolo, vedete? Ecco, con due bot più o meno già è arrivato a quanto sta lei. A livello di vita. No, non ci credo. Cioè, l'ultimo aggeggio l'ha beccata. Bene. Sakura che trasformazione? Vabbè, ci avrà una trasformazione a cazzo di cane. No, aspetta, aspetta, aspetta. No. Poteva avere la. Come si chiama? Poteva avere la trasformazione. Ma in realtà forse ce l'ha. La trasformazione quella come ce l'ha suonato. Aspetta,
però mi sa che Sakura ci crepa. E vabbè, ci sta anche. Non posso intervenire, vero? Non faccio per un momento, ma non ci riesco a fare. Oh, Sakura è morto. Mamma mia, Sakura. Mamma mia, Sakura. Mamma mia, Sakura. Mamma mia. Mamma, perciò è bello vedere CPU contro CPU. Però Sakura ci abbandona. No, raga, non ci credo. Ecco, morto. No, in realtà c'ha tre sostituzioni, quindi potrebbe farci. No. Mamma mia, Sakura è pazza, raga. Non la beccherà mai. Già sprecato due tecniche della sostituzione. Tenten. È tosta però come partita, Vediamo un po'. Ok. Bella. Ma Sakura c'ha poca vita. Infatti. Perde Sakura, passa Tenten. Ok. Quindi passa Tenten. Ok, devo scrivere bene, raga, se no esce una merda. Ok. Rivincita? No. Ok, ora abbiamo lo scontro Ashirama contro padre di Gaara. Quindi Ashirama, aspettate, ma qual è Ashirama però? Quale Ashirama è? Uno, quindi questo. Andiamo a random contro il padre di Gaara. Che versione? 2. Quella è la versione viva. Interessante. Ok, noi potremmo andare in questo stage. Raga, ho un po' di sonno. Mamma mia, questo. Raga, ho fatto le 6. Ci sono abbastanza a pezzi. Vabbè, ho messo questo stage, vediamo un po'. Vediamo un po'. Qui ovviamente, raga, vi ripeto, si può fare random, può vincere il padre di Gaara come può vincere Ashirama, non fa random. Questo perché raga mi viene sempre a raffreddore a random poi. Allora, vediamo un po'. Allora, visto così, però il padre di Gaara c'ha la sabbia, però la vedo dorata, tipo, non mi sembra una sabbia normale. Non so se avete notato. Beh, appena Naruto Shippuden l'ho visto, però raga non ho visto tutte le puntate, sono sincero. Cioè ho visto tipo le parti finali, dove c'era Obito, eccetera, quello con la Katsuki. Per esempio già quando sono resuscitati tipo che adesso sono riuscito a fare. Pure li ho visti, però non ho visto tutto. Oh raga, ma Ashirama. Oh. Ashirama ci sta dando dentro, Comunque raga, mi devi veramente dare troppo fastidio questo fatto che io, cioè, con la linea non riesco a fare un cazzo. Cioè fino a ieri pure con la linea riuscivo a giocare, pure il wifi faceva cagare, però riuscivo a giocare, mo niente. Vediamo, quarto capitale. È diventato Gaara. Vediamo cosa riesce a fare, vabbè, crepato, dai. Crepato. E dai. La polvere d'oro, quindi è come ho detto io, quindi in pratica c'ha... Però raga c'ha uno scudo di vita. Cioè, potrebbe farcela se non in un momento in cui magari fa una mossa finale. Qua Ashirama però la sta buscando, Ecco. Vabbè, ovviamente c'aveva la sostituzione, diciamo. C'aveva due tecniche di sostituzione. Non ci credo. Ok, Ashirama vince. Bene. Quindi già abbiamo Ashirama 1. Ok. Quindi già abbiamo i primi due. Poi c'è Yujito, che la troviamo di qua, molto velocemente. Eccola qui, Yujito versione 1 contro... qui raga ci divertiamo,
Sasuke, però c'è scritto, io ho scritto Sasuke Mangekyou perché, ah, ecco qui, è questo, perciò ho scritto Sasuke Mangekyou, che non ce la faceva a scrivere tutta. Ho messo la versione 5, la versione di Napoleone. Ok, vediamo. Poi Sasuke col Poncho è un'altra versione, anche se vi dico la verità, però mettere un doppione non mi piace tanto come idea, quindi facciamo una cosa. Sasuke col Poncho togliamolo. Scegliamo un altro personaggio. Vabbè, qui, raga, io direi Sasuke, però ovviamente è sempre tutto a caso. Non si sa, vediamo. Però è figo Sasuke Napoleone. No, comunque, raga, per colpa della linea mi sa che io devo giocare solo offline. Cioè, solo mi sa che mi sta giocando nuovo con la Play 2. Perché, raga, non sbuffo un cazzo, vi giuro. Cioè, da 2 giorni che... Boh. Allora pensate, mentre guardiamo questo punto, che secondo me comunque lo dice Sasuke, però Yujiro è molto agile, quindi... Allora, diciamo che, ecco, Sasuke sta andando qualsiasi cosa, e da... cioè da 2 giorni, raga, che non sto capendo niente, cioè tra... Allora, sotto il problema, ok? Poi, ma bisogna capire se riusciamo a risolvere, bisogna capire, diciamo, se poi la linea si stabilizza, perché raga, cioè, oggi la linea non si, cioè, non si buffa un cazzo. Cioè, mostro il live, ma fortunatamente, essendo comunque un gioco offline e facendo comunque la live, diciamo, Twitch, che non lo so, raga, cioè, non mi dà problemi. Però ovviamente è un gioco offline, ma se metto a giocare a qualcosa online, raga, si sfancula tutto. Io pur di fare la live, allora vi dico la verità, il torneo lo volevo fare, però non è che c'avevo tutta questa voglia, già avevo voglia di farlo così. Però essendo che, diciamo, si è sfanculato tutto, essendo Counter non va, Fortnite non va, che devo fare? Bellissimo. E ovviamente, vabbè, mi metto a fare Naruto. Domani, non lo so, magari potrei fare Dragon Ball, non lo so. Vediamo. Bello. Anche perché a me piace portare il torneo, però mi piace, diciamo, più magari con, non so, con le bet, questa roba si fa, con i pronostici, o comunque questa comunque potrebbe farcela, potrebbe. Mamma mia, ho detto Sasuke è morto, vi giuro. Il problema di Sasuke è che c'ha tutta, cioè, c'ha tutto sto vigore e non l'ammazza. Raga, è finita. Non ci credo, raga, non ci credo. Mamma mia, sta per vincere Yugito. Ok, Sasuke Napoleone passa. Ok, ora c'è lo scontro Kabuto base. Kabuto dov'è? Kabuto sta di qua, credo. Kabuto base, eccolo. No, l'ho visto. Kabuto base. Allora, Kabuto base è questo. Ah, ovviamente. Ok, contro Anabi Yuga. Anabi Yuga dovrebbe trovarsi qui. No, qui allora. Ah, ma sapete che non la vedo? No, secondo me sta all'inizio, volete vedere? Invece non la vedo. Io mi ricordavo che stava tipo qui. Ah, eccola qui. Ma non si vedeva proprio. Anabi Yuga versione 1. Vabbè, mettiamo uno a caso. Ok. E vabbè, rimettiamo questo stage, che è molto carino. Allora, vediamo un po'. Allora, qui io vi dico la verità, mi stupirò, ma io penso che vince Kabuto. Cioè, allora, secondo me tra Kabuto e Anabi, soprattutto questa versione di Kabuto, secondo me è più scarsa. Però secondo me Kabuto vince, secondo me. Secondo me, infatti, come potete ben vedere, eccola, no? Volevi! No, raga, però scusate, si vede che sto un po' moscio. Non è tanto per il torneo che, raga, cioè, veramente, io mo... Non so come cazzo avevo risolto il problema della linea, ma mo... Per risolverlo, cioè, per risolverlo di nuovo, mamma mia, raga, sarà un casino. Sarà veramente un casino. Perché allora vi spiego una cosa, nel mentre che vedete questo bellissimo torneo.
Guardate questo bellissimo sconto. Allora, il fatto è che io chiamai e un operatore mi, come si dice, mi risolvette, sì, il problema. E tutto a posto. Però ci ho messo un bel po', raga, perché poi vabbè ho fatto 3000 prove, non si sapeva da dove cazzo veniva il problema. Vabbè, comunque ho risolto. E mo, 2 giorni fa è successo lo stesso problema. Io non, raga, vi giuro, non so come cazzo fare. Cioè, il problema, la cosa bella, me la... Questo me lo devo dire? Bellissima. Questa è una special bellissima. Quello, il problema me l'ha procurato mio padre. Cioè, capite qual è il problema? Che fastidio. Vabbè, comunque io vi ripeto, vi ho detto Kabuto e continuerò a dire Kabuto, anche se comunque andate, dovrebbe ribaltarlo, Anabi. Poi appena ci sono i quarti possiamo valutare chi potrebbe vincere. Ok. Anche se mi piacerebbe fare una bet lunga di tutti i personaggi, magari qualcuno sceglie chi può vincere. Comunque Kabuto passa. Kabuto. Ok, raga, e visto che ho cambiato Sasuke, non l'abbiamo più scelto. Io ora scelgo a caso un personaggio. Vediamo. Inata c'è o no? Vediamo. Ino. Ok, Inata non c'è, quindi scegliamo Inata. Buona, devo essere sincero. Contro Meitarumi. Perché io non so chi sia Meitarumi. Vediamo se qualcuna. Non lo so, vediamo. Meitarumi. Raga, non ho idea di chi sia Meitarumi. Qui non credo. No, qui no. Penso proprio che ci sia qui. Meitarumi. Ma non è che ho sbagliato a scrivere, raga. Meitarumi. E chi cazzo è? Meitarumi. No, raga, vi giuro. Non... Ah, lei! Meitarumi, è lei. Dicevo, chi cazzo è? Mei. Ok. Che versione? Meitarumi 2, ok, questa qui. Oh, però ci sta. Stanno entrambe comunque vestite in modo particolare. Vai. No, raga, i nomi di alcuni personaggi non me li ricorderò né ora né mai. Vabbè, comunque. Potrebbe essere uno scontro interessante. Allora, vediamo un po'. Allora, qui vi dico la verità. Secondo me. In realtà sapete cosa, devo capire un po' come si muovono i personaggi, devo capire un po' le mosse eccetera per dire la mia. Ok, lei c'ha una tecnica simile alla palla di fuoco supremo. Fireball. Ok. Inata che cazzo c'ha? Vabbè, Inata c'ha quasi tutte tecniche penso difensive. A parte la special, è bella questa. Fatemi di mail. Sì, ma a me non vedo attacchi particolari. Vabbè, a parte Dio, c'ha fuoco e acqua. No, secondo me, dico la verità, è difficile questa da pronosticare. A parte stanno pure pari. Cazzo, è difficile, sì. Non ho idea, raga. Non ho idea proprio. No, non mi so pronostica questo. Però se vi devo di un risultato fra le due. Mamma mia, Nata sta come una bastecca. No, raga, è difficile. Non lo so. No, raga, non lo so proprio. Qui ovviamente direi Nata che sta menando, però. No, raga, qui mi astengo. Ti voglio vedere. Mi astengo dal voto. Vediamo di vinto. Secondo me non riusciamo nemmeno a fare un, diciamo, un'ora di live. Oddio, per realtà potremmo, però. Potremmo. Vedete, però più o meno stanno alla pari, quindi vedo una bella, diciamo, menata. Vabbè, secondo me
Mamma mia. Mamma mia, May. No, non ci credo, eh. No, me la becca. No, raga. Vabbè, lì non moriva in realtà, comunque. Cioè, allora, in realtà per morire devi avere la vita rossa. Ecco, già ora se becca una spetta al muro. Ok. Ecco, raga. E vince May. Ok. Ok, Meta Room versione 2, fatto. Ora abbiamo lo scontro Ino di Shippuden. Ino di Shippuden. Ok, versione 3. Mamma mia. Sangue contro Shigamaru bambino versione 1. Quindi ci sono due versioni. Sì. Ok, versione 1. Ok. Beh, oddio, sono compagni, ci sta. Anche se sono due versioni completamente diverse, perché uno è bambino, l'altro è adulto. Quindi, cioè, vabbè. Vediamo. Io qui vi dico, secondo me Shikamaru. Vi stupirò, ma Shikamaru. Va. Sta morendo. Sarà dura, special, bam, mamma mia. Comunque è proprio bella Ino, eh. Cioè, a me come personaggio piace. Anche se penso che la persona adulta sia molto più carina di quella bambina. Non è che cambia questa guarda. Allora, vediamo un po'. Io però continuo a dire Shikamaru. Eccala. Eccala. Mamma mia, Shikamaru, mamma mia. Ed ecco qua. Shikamaru ferma a casa. È tosta, è combattuta, però io avevo detto Shikamaru, quindi dai Shika, dai Shika. Ma special, una special, ma non c'è. Ma ragazzo, un special. Invece Ino vince. Oh, è forte però Ino, eh. Ino Shippuden 3. Ok. Ora c'è uno scontro, secondo me, interessante. Secondo me di Shippuden versione 3 contro Gaara Kid. Sì, però quale versione di Gaara? Gaara Kid 1, quindi questa versione. Vabbè, ovviamente il campo è sempre lo stesso. Allora, vediamo un po'. Io vi dico la mia. Secondo me vince Gaara. Ma questo già lo stavo pensando da prima. Ma non so perché vi dico la verità. Allora, secondo me Gaara è più scarso. Ovviamente è più scarso. Però, cioè, nell'anime è più scarso. Su questa parte qui è più scarso. Però, secondo me vince Gaara. Ma non so perché. Sapete, anche perché le mosse di Gaara sono... Secondo me sono un po' mosse di merda con la sabbia. Però secondo me vince Gaara. Vabbè, ovviamente ora sembra che l'ho detto perché sta vincendo Gaara. Però no, già l'ho pensato dall'inizio. Vediamo, sono curioso. Secondo me i pubblici vince Gaara. Perché ovviamente preferire Kakashi, è più interessante. Magari becchiamo... Aspetta, Sasuke è passato? Sì, sì. Becchiamo Sasuke contro Kakashi. Cioè, sarebbe interessante. Però secondo me la special... Eccola. Mamma mia. Mamma mia, cagare. Bam. Godurioso. Ok.
Comunque se restano menando di Santa Ragione, però mi dispiace per le bestie, perché non sarebbe stato più divertente. Però raga, finché non entrano nessuno in live queste bestie, non possiamo un po' inutile farle. Allora, vediamo un po'. Io continuo a dire che secondo me è chiaro, ma secondo me. Sapete mo cosa faccio? Dopo sta live, non so che quitto proprio, spengo la play, tanto raga, vi ripeto, è inutile, cioè sta play è inutile. Perché con la linea che fa così schifo non può fare niente. E raga, io devo risolvere in settimana, perché non posso stare così. Cioè, allora pensate, io ho chiamato, vabbè, penso Kakashi. Va bene. Anzi, aspettate, mo vi spiego un attimo. Allora, devo segnare un attimo Kakashi. Allora, Kakashi. Ora ragazzi abbiamo l'ultimo scontro che è Kiba Kid contro Naruto di Shippuden 3. Naruto di Shippuden, scusa, non può essere pure questo. No vabbè, se no cambiamo, mettiamo un nome, no, questo. Allora, aspettate. No, ho sbagliato. Vabbè raga, diamola per buona, ho sbagliato. Non potevo tornare indietro. Vabbè, sì, è sempre uno sconto del torneo. Allora, vi spiego un attimo una cosa. Allora, il problema, sapete qual è? Che, ad esempio, tipo, no? Io... Oddio, ma sta subito menando, Kiba. Ah, qui chi vince secondo me? Vi dico pure chi vince secondo me. Secondo me, vedendo Kiba come si muove, io sinceramente direi Kiba. Strano. Eccola. No. Però c'ha sta mossa, non lo so, vabbè, io continuo a dire Kiba, però spero non Naruto, sì, Naruto Kakashi, vabbè, comunque. Allora, raga, Allora, ovviamente, raga, io mo la live la sto utilizzando anche per parlare un po'. Allora, vi spiego una cosa. Il problema è che se io... Mi devo sagare. Kiba mi sa che crepa. Allora, il problema è che io, essendo che... Non posso spiegare. Quando io ho avuto quel problema, ok? Ho avuto il problema con la linea, stesso identico problema. Però vabbè, diciamo la linea, meno male il wifi funzionava, quindi meno male riuscivo pure a giocare. Però no, raga, il problema è pure il wifi, cioè non riesco manco a giocare. Fa talmente schifo la linea che non riesco a fare un cazzo. C'è zero, non riesco a fare niente. Quindi cioè, è infattibile. È veramente infattibile, comunque bella questa. Vediamo. Vediamo cosa riesce a fare. No vabbè, comunque vince. Però Kiba vedo che sta dando dentro. Vabbè. Si è iscritto una persona, ma non riesco a capire. Cioè penso sia coreano, quindi però non riesco a capire, visto che. Non capisco il coreano, vabbè, ok. Fine. Allora, comunque ringrazio per il follow questa persona. Io non capisco il coreano, quindi rip. Allora, torna alla schermata, ok, vai. Allora, ora c'è lo scontro. Ok, abbiamo finito i... Diciamo abbiamo finito gli ottavi. Sì, abbiamo finito gli ottavi. E passato Naruto. Ok, ora ragazzi ci sono i quarti. Allora, il primo scontro è Tenten di Shippuden, credo, vediamo, sì, versione 1, contro Hashirama. Qui io vi dico Hashirama, ovviamente. Io vi dico Hashirama. Vediamo, quando non devo fare la cazzata, scegliamo lo stage giusto, esame dei chunin, fatto, e vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Il tipo sta spammando in coreano, ma io non capisco. Mi sta chiedendo di usare il traduttore, bene. Ma come lo uso il traduttore, se non posso? Allora, vediamo un po'. Ok,
Forse per me che lingua sia. Vabbè, io dico che secondo me vince Ashirama, secondo me. Però vediamo. Allora, per me è un po' che sta dicendo il tizio. Non capisco che sta dicendo. No, ma non c'è Ashirama. Sì, ma non capisco che cosa vuoi. Non sto capendo. Boh, vabbè, sta capendo solo lui, onestamente. Vabbè. Cioè, mi ha chiesto, metti a schermo intero. Ma è a schermo intero. Vabbè, sciamero. Vabbè, io dico che vince Ashirama, nonostante sta buscando me. Poi non capisco come mai mi ritrovo in coreano nella mia live. Cioè, c'è anche scritto che è in italiano la live. Vabbè, comunque ecco Ashirama. Arte la tattica. Vediamo un po'. Dai, che c'è pure tu. No, no, non farla ricaricare. Non farla ricaricare. Special, ottimo. L'ha beccata. Forte del legno. Let's go. A me questo personaggio comunque piace, Ashirama piace. Bel personaggio. È stato il primo cade, cioè. Bam! Ok. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Non farti beccare, ce la puoi fare. Tenten sei ricaricato. Cioè sei ricaricato, cioè. No, Ashirama no. Cioè, è morto Ashirama. Ma ancora vivo. Non ci credo. No, ha vinto Tenten. Non ci credo. Ok, ora ci abbiamo Sasuke Mangekyo Sharingan versione 5 contro Kabuto. Versione base, ovviamente, quindi questo Kabuto. Ok. Sì, mio cugino, se vedi, si è stata giusta da sola, certo, la plessa è giusta da sola. Io dico Sasuke. Allora, io continuo a dire Sasuke, anche se si è beccato una bella specie. Vediamo un po'. Ma poi sapete, a me il doppiatore di Sasuke piace tantissimo. Ovviamente parlo del doppiatore in giapponese. Però Sasuke le sta buscando. No, Sasuke, dai. No. Devo vedere lo scontro Sasuke Naruto, dai. Dai, ce la puoi fare, dai. Sì, ma perché fai questi scappati? Ricaricati. Carica tutto. Carica. Le busca Sasuke. Carica. Niente, continua a scappare. Bella, bravo. Bravo, però bro, stai sbagliando tutto. Bravo, carica. Bella. Sì, però se vai con questi attacchi mi sa che finisci per domani, tommarsi tra un anno. No, però sta menando proprio tutto niente. Ok. Carica. No. Allora, Kabuto c'ha 4. Non ci credo. Kabuto comunque c'ha 4 di vigore. Ho 2, Sasuke c'ha 1. Però questa su questa al massimo, quindi potrebbe tentare o l'awakening o potrebbe provare proprio direttamente una special. Vediamo. Comunque raga è combattutissima, eh? Vabbè, ma Kabuto pure era forte, ovviamente. Però devo andare a pensare Sasuke. Io credo in te.
Nel cuore tuo, Sasuke, Sasuke, però non c'ha più. Ma sei proprio rincoglionito, ma che fai? Cioè, vabbè. Gli shuriken da una distanza. Vabbè, lasciamo aperto. Ok, raga, ora abbiamo lo scontro Metarumi, versione 1, contro Naruto Shippuden 3. Qui vi dico. Qui vi direi Mei. Metarumi. Sì, secondo me Mei vince. E tanto si è sfanculato tutto. No, raga, aspettate, non è Naruto. Fermatevi, stavo per fare una coglionata. È Ino. È Ino. È Ino. Fatemi vedere. Sì, ok, a lei. Ok, vediamo. Stava Dio, ma per... Cioè, non capisco. Non capisco. Allora, vediamo un po'. Allora, io vi dico qui, onestamente, sono forte entrambe. Infatti già Ino ha tolto una special. Io vi dico, secondo me, raga... Vorrei pronosticare giusto. Allora, non sto guardando quanta vita c'hanno. Sto cercando di non guardare. Ma secondo me vince Mei. Secondo me vince Mei. Non ho guardato, vi giuro, non ho guardato la vita. Però secondo me Mei ce la può fare. Vediamo un po'. Minchia, stanno venendo proprio pesante. Poi dopo di questo scontro, vediamo, aspettate, quale c'è? Quindi se mi scordo. Abbiamo lo scontro Kiba. No, scusate, questo qua è Kiba. Kakashi contro Naruto, ragazzi. Kakashi contro Naruto, non ci ho fatto caso. Kakashi contro Naruto. Vediamo. Comunque Mei sta muovendo, eh. Dai, Mei. Però c'ha la special, c'ha la awakening, un bel po' di roba. Sto difendendo abbastanza bene. Ahia. Sapete cosa faccio appena finisco qui? Mi metto a fare una bella run in Captain Tsubasa. Parto dall'inizio per arrivare fino alla fine. E tanto raga, vi ripeto, la play, cioè, appena ho finito qui la spengo, c'è tanto nulla. Linea fa troppo schifo, non si può fare niente. Cioè, vi giuro, veramente non si può fare niente. Prima si dice, cioè, prima riuscivo a giocare un po' e vincevo. Dicevo io prima bene o male riuscivo a giocare un po' con il wifi, ma mo raga pure il wifi fa cagare, cioè. Si può fare un cazzo, cioè mi sto mettendo a fare Naruto. Vabbè, raga, scontro più bello del mondo. Kakashi. Kakashi normale. Contro Naruto normale. Vabbè, dico normale nel senso che non è magari Kakashi con gli abiti da studente, Naruto con gli abiti di Sasuke, cioè sono personaggi base. Qui raga è tosta, però io vi dico Kakashi. Io vi dico Kakashi. Poi dopo di questa, raga, siamo alla semifinale. Quindi questo è l'ultimo scontro dei quarti. Poi c'è la semifinale e la finale. Io vi dico Kakashi. Sincero. Anche se qui vi dico la verità, tra proprio nell'anime credo che tra Kakashi e Naruto sia più forte Naruto, secondo me. Aspettate, questo è Naruto. Non mi ricordo che Naruto è. Naruto Heliosfera, credo. Ora si scende. Dove della special. Perché forse dalla special non riesco a capire. Però dovrebbe essere più forte Naruto. Se questo è un perché Kakashi proprio. Oh, Kakashi base, credo. Lo vediamo.
Vediamo. Allora, per ora vedo un combattimento abbastanza normale, cioè si stanno menando, ma non vedo uno. Vabbè, non vedo uno, cioè uno superiore all'altro, ecco. Ma inizio a vedere già un po' di differenza. Però ecco, vedete. Naruto sta iniziando a menare. Più o meno stanno uguale, a vigore, più o meno stiamo lì. Raga, poi stavo pensando, visto che comunque domani, cioè, la linea penso che continuerà a fare knockout. È l'unica, raga, perché knockout devo finire pure un attimo l'evento, voglio lì, cioè, voglio lì tutto. Cioè, voglio prendere tutto quello che c'è nello shop. Kakashi vince. Qui l'ho pronosticato in modo perfetto. Allora, ragazzi, ora c'è lo scontro. Aspettate. Ok, c'è lo scontro Tenten di Shippuden contro Kabuto. Quindi Tenten di Shippuden. No, no, c'ha mi sei. Cazzo! Ok, questo contro Kabuto. Base. Qui, raga, già qui si può iniziare a dire chi potrebbe vincere tutto il torneo. Perché sono in 4. Cioè, sono rimasti in 4. Tenten, Kabuto, Ino e Kakashi. Io vi dico. No, aspettate, raga, aspettate. Ecco, io ho preso Ino, non ho preso Tenten. Ma adesso ho proprio fatto. Fermatevi. Tenten, ok, contro Kabuto. Allora, qui vi dico che vince, secondo me, Kabuto. Nella prossima, secondo me, vince Ino. E alla fine vince Kabuto. Io non so che vince Kabuto, non so perché. Cioè, quindi io vi dico il mio vincitore di tutto il torneo. Secondo me è Kabuto. Secondo me. Vediamo. Ok. Eccola. Vabbè, Buto già si scansa la prima botta. Boom. Però Kabuto dalla distanza sta menando, ecco. Eccola, io ho detto Kabuto. Oh, ma è forte proprio. È bello che è forte. Ma raga, vedrò se fare già il prossimo torneo oppure no. Oh, oh. Anche perché, raga, ormai non guardo più l'orario, non guardo se dura un'ora, se dura mezz'ora, no? Non guardo queste cose. Anche perché poi non so se il prossimo torneo lo farò o quando lo farò, quindi per evitare. Che magari, ecco, metto già i personaggi, poi faccio la live tra 3 mesi e quindi già ci siamo scordati tutti. Se invece magari il torneo lo faccio mo, lo faccio la settimana prossima, avrebbe senso. Perché bene o male i personaggi esistono. Qualcosa ci ricordiamo. Però Kabuto io vedo che meno. E ripeto, secondo me lo vince proprio lui il torneo. Ma non lo so, è proprio un personaggio affascinante. In realtà, allora, a me Kabuto già piaceva come personaggio. Cioè vi parlo proprio di aspetta, che gioco era? Un gioco della PSP forse di Naruto, dove c'era Kabuto, raga, che se facevi tipo la special, no, la special, sì, era la special, non era l'ultimate, era la special. In pratica risvegliava un tipo zombie e vi aiutava nel combattimento, era una cosa veramente figa. A me piacciono i personaggi che hanno queste tecniche di richiamo dei morti, tipo fighissimi. Beh, Tenten non demorde. Mamma mia, vabbè, io credo comunque Kabuto, alla fine. Poi Tenten potrebbe pure ribaltare il risultato, perché già è successo in passato che un personaggio ribaltasse il risultato, però il mio Kabuto passa. Ok, Kabuto è il primo finalista di questo torneo. L'aspettate. Ok, ho starnutito, però ho mutato, ho fatto prima. Ora ragazzi, c'è Ino contro Kakashi. E qui vi dico Ino. Qui vi dico Ino. Ino versione 3 contro Kakashi versione 3. Io vi dico Ino, però ovviamente potrebbe anche vincere Kakashi, non si sa. Vai. Ecco qui. Ino
contro Kakashi. Raga. Ma sapete, allora, ovviamente qui inutile a dirvi che ovviamente più forte Kakashi nell'anime. Però non so, mettendomi nei panni della CPU, secondo me fa vincere io. Però ovviamente, raga, è tutto casuale, cioè. Bella, bella. Vi dico che è tutto casuale perché ovviamente il gioco a scegliere di vincere. Però, vediamo. La mia curiosità è abbastanza alta. Io per ora comunque vedo che Ino sta più sopra a livello di vita, però tutto può cambiare in questo gioco. Vediamo un po'. La distruzione costume per uno shuriken che l'ha beccato. Abbastanza ridere questa cosa. Mamma mia, Kakashi. Kakashi ribalta la situazione. Kakashi, vai piano. Cosa vuoi fare? Guarda, raga, questo è un bello. È uno scontro interessante. Stavo dire, è un bello scontro. Vabbè, interessante. Cioè, perché guardate, si stanno menando. Prima mena Ino, poi mena Kakashi. Però, Ino. Vediamo se ci ho beccato il risultato. Cazzo, se entrava con la special. Cazzo, se entrava con la special. Allora, qui Ino potrebbe vincere. Se va all'attacco ora. E invece è indietreggia. No, Ino, che cazzo fai? Sta sbagliando tutto. Eccola, mi sa che perde Ino. Ecco, mo va all'attacco appena si è ricaricato Kakashi. Non c'è andato. Ok, ok. Ok. Ma è perché, Ino sta attaccando così sciuglie? Bene. No, no. C'è il teletrasporto. Il teletrasporto, vabbè. Tecnica della sostituzione. Tecnica della sostituzione, usala. Ino vince. Ino vince. Ino vince. Ino vince. Io ve l'ho detto, ragazzi. Finale. Siamo arrivati alla finale. Siamo arrivati alla finale. Allora, Kabuto, versione base, contro Ino di Shippuden. Quindi io vi ho detto la mia. Secondo me vince Kabuto. Però Ino pure martella, bella forte. Vediamo. Finale, Kabuto contro Ino. Chi vincerà? Allora, pensate che sono stati fatti fuori Naruto, Hashirama, Sasuke e Kakashi. Già vi ho detto tutto. Cioè, sono usciti fuori i migliori. Oddio, pure il padre di Gaara comunque era forte. Vediamo. Io penso che vincerà Kabuto. Vediamo. Questa me la commento. Ok, parte Ino. Bel po' di colpi. Poi controbatte Kabuto. Però ricontinua la sua sfilza di colpi Ino. Kabuto prova una tecnica ma non va. Ok, Kabuto sta continuando a menare. Ino parte con la special, ma Kabuto la ferma. Ok, combattuta. Oh, 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 attenzione. E Ino la becca. Ino parte con la special. Ok, Kabuto c'ha quasi una sola attacca di vita. Ino ce n'ha una e mezza, quindi vediamo. Tutto può cambiare in questo finale. Ok, parte. Vabbè, shuriken random. Kabuto le becca di nuovo. Non capisco perché vuole. Vai, Kabuto, vai, vai, vai. Kabuto continua. Bravissimo. Però Ino ce l'ha. Bravissimo, bravissimo. Bravo. Ino comunque c'ha due di cure, quindi può ancora fare la tecnica della sostituzione. Ok, non ti far beccare. Bravissimo. Qui mi dispiace. Cazzo, non usare la tecnica ora, ho fatto la stronzata. Utilizzando la tecnica non si ricarica. Ok, buono, bravissimo. Mamma mia, raga, è combattuta. Io credo ancora in Kabuto. Bravissimo. Mamma mia. No, cazzo. Aia. No, Kabuto, ma perché perché usano gli shuriken da una distanza ravvicinata? È stupido. Ok. Bravo, Kabuto. Bravo, Kabuto. Ok, vediamo. Kabuto, dai. Si è ricaricata Ino. No. Bravo. Bravo. Kabuto, dai, cazzo. Teletrasportati. Tecnica. No. Dai. No, perché. Eccola. Dai, raga, però che cazzo. Ok, abbiamo una vincitrice. Ino.
Quindi Ino vince questo torneo. Io però avevo detto Kabuto, vabbè, però raga, guardate quanta vita c'aveva Ino, quindi è stato un bel torneo. Secondo me è stato un bel torneo. Allora, io potrei anche già scegliere personaggi del prossimo torneo, però ragazzi, vi dico la verità, meglio evitare perché non so quando lo rifarò. Magari nel prossimo torneo già scelgo, cioè scelgo stesso lì i personaggi. Quindi ragazzi, nulla, io vi ringrazio per aver visto questa live, io ringrazio la persona che si è iscritta prima, che vabbè non capivo cosa mi stesse dicendo. E nulla ragazzi, io vado, domani raga non so se faccio live, non so se questa settimana riesco a fare live, io vedo, vi faccio sapere, ma non sono sicuro. Quindi ragazzi, io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo in questi giorni, domani, dopodomani, non lo so, noi ci vediamo comunque in questi giorni. Ciao a tutti ragazzi.